Vi giuro che oggi non sono raffreddato, anche se oggi vi dico che vi parlo della batata. È semplicemente un altro modo di chiamare la patata dolce o anche detta patata americana, che è quello di cui parliamo oggi. Bentornati sul canale, io sono sempre Pasquale e sono il vostro Nutrition and Lifestyle Coach. Oggi continuiamo con la rubrica dedicata al cibo. Come avete visto nella introduzione, come sempre sono un idiota. Sinceramente, quando vivevo in Italia non la vedevo spesso la patata dolce, per cui non la consumavo. Ho cominciato a usarla qui in Irlanda, quando ci siamo trasferiti a Thomastown. Devo dire che a me piace tantissimo. So che a molti non piace perché è dolce, ma ci sono diverse varietà e non tutte sono molto dolci. Ma ora passiamo al profilo nutrizionale e poi la cuciniamo, ok? Va bene? Partiamo. Come menzionavo nell'introduzione, non ho fatto il raffreddore, ma la batata o patata americana è una radice tuberosa. Viene erroneamente considerata un tubero come la semplice patata, ma come dicevo prima è una radice. La patata americana viene definita patata dolce per il sapore dolciastro che viene conferito dalla quantità di zuccheri semplici o glucidi semplici che sono contenuti. Prima di tutto identifichiamo bene la pianta. Bene, signora patata, documenti. Ah, vedo che lei è americana, eh? Bene, la patata dolce non appartiene alla stessa famiglia delle patate, come molti potrebbero pensare, ma alla famiglia delle convolvulanacee, anche se il suo ordine botanico di appartenenza è la Solanaceae ed è lo stesso dei pomodori, peperoni e appunto le normali patate. Così come la normale patata, la sua composizione è prevalentemente fatta di carboidrati, ha tantissima fibra alimentare e ha dosi particolarmente importanti di alcune vitamine e sali minerali che vediamo fra un po' nel dettaglio. In alcune regioni del mondo è praticamente parte fondamentale dell'alimentazione di base nel supporto della dieta come base di carboidrati. In altre zone, come ad esempio la Cina, è prevalentemente utilizzata come alimentazione per gli allevamenti. Ora passiamo ad analizzare nel dettaglio il profilo nutrizionale della batata. Prima di analizzarla, volevo soffermarmi sul fatto che, a differenza della normale patata, dato il suo sapore dolciastro, potete anche mangiarla cruda senza che per questo abbiate la sensazione di mangiare un sasso preso dal fiume, così come quando si può mangiare una normale patata cruda. Che si può fare, tra l'altro? Analizziamo per cui 100 g di patata da cruda. Alcune vitamine, come sapete, si denaturano durante la cottura. 100 g di patata americana cruda, inclusiva di buccia, provvedono a fornire circa 83 kcal. Contengono una fonte molto piccola di proteine, circa 1,2 g, e pochissimi grassi, praticamente tutti poliinsaturi, che la compongono per circa lo 0,1 g. Come ovvio immaginare, sono ricchissime di carboidrati. Su 100 g di parte edibile, la patata dolce ne contiene quasi 20 g. A crudo fornisce tantissima acqua, circa 74 grammi, ed inoltre fornisce anche poco più di 2 grammi di fibra alimentare. Come vedete dai grafici che vi sto mostrando, in termini di sali minerali non abbiamo fonti di particolare interesse, ma la patata dolce fornisce in piccole e discrete quantità moltissimi sali minerali. Da menzionare sono sicuramente le quantità di potassio e di fosforo, che sono presenti in circa un decimo delle quantità consigliate giornalmente, così come anche il ferro è presente in una discreta quantità. Passiamo adesso alle vitamine. Come potete vedere, ci sono due vitamine di particolare interesse che saltano all'occhio. Prima di tutto la vitamina A. Con circa 100 g di patata dolce avete praticamente tutta la dose giornaliera consigliata, con 655 microgrammi contenuti. Poi la vitamina C, che è presente con circa 23 mg. Se avete guardato il mio video precedente sulla vitamina C, sapete che la soglia di sicurezza per lo scorbuto è di circa 10 mg. Per cui, come dicono sul canale del Milanese Imbruttito, anche questa ce la siamo levata dai... Vabbè, avete capito, dai. Abbiamo anche fonti discrete di alcune vitamine del gruppo B. La tiamina, la vitamina B1, l'acido pantoteico, la vitamina B5, poi vitamina B6 e vitamina B9. Di vitamina B1 ne avete praticamente quasi tutta la razione minima consigliata. Come dicevo prima, con la cottura alcune vitamine si denaturano. Come ben sapete, la vitamina C è la prima che prende il biglietto per ritornare in America. Ma in ogni caso io la mangio quasi sempre cotta perché mi piace così. Come vi dico sempre, la nutrizione corretta deve anche abbracciare i nostri gusti. Un consiglio è di mangiarla così, con tutta la buccia, come sarebbe anche opportuno fare con le normali patate, perché utilizzerete tutta la fibra alimentare disponibile e abbassando anche la possibilità di picchi glicemici. Bene, ora passiamo a preparare qualcosa da mangiare con queste benedette patate, perché a parlarne mi è venuta quasi fame. E qui è ora di pranzo. Questa volta, come prima cosa, vi suggerisco la cosa poco salutare, così mi sento tanto a posto con la coscienza dopo. Come potete cucinare in un modo poco salutare? Beh, in alternativa alle patate, per fare le patatine fritte, sia come le cosiddette French fries, che come le cosiddette chips, che come le cosiddette crisps. Ve le mostro in foto perché non mi ricordo neanche come cavolo si chiamano in italiano, e così ci capiamo meglio. Un altro modo per poterle preparare è usandole in sostituzione del pane per preparare delle gustose bruschette. Come fare? Preparate un mix di spezie, io solitamente uso timo e origano, ed emulsionate il tutto con un poco di olio extravergine d'oliva e pepe nero.
Ora spennellate le patate che avete precedentemente tagliato in fettine di circa mezzo centimetro di spessore. Poi mettete in forno preriscaldato a circa 200 gradi per una ventina di minuti. Una volta cotte e sfornate, conditele come volete. Potete farlo con pomodorini, aglio e basilico, per esempio. Io però le adoro con una fettina di formaggio che faccia da contrasto col dolce, come ad esempio del pecorino fresco, del camembert o del brie, con un po' di noci miste sbriciolate sopra. Mi raccomando, accompagnate sempre il tutto con una bella insalatona mista. Oppure un'alternativa potrebbe essere quella di farci quello che fanno nei paesi anglosassoni, le cosiddette jacket potatoes, che vengono fatte solitamente con le patate normali. In questo caso preriscaldate il forno a 200 gradi e nel frattempo lavate molto bene una patata dolce. Bucherellate la buccia con una forchetta e fate in modo di farlo più o meno su tutta la patata. Le patate grandi avranno circa bisogno di 40 minuti per cuocere bene. Potete anche controllare la cottura di volta in volta infilzandole appunto con una forchetta. Se è morbida per tutta la lunghezza, bene, sono pronte. Senza scottarvi, tagliate alla metà e su potete metterci quello che volete. Una versione molto buona che ho visto una volta era condita con del chili con carne, il famoso piatto della cucina Tex-Mex. Se invece volete qualcosa di più semplice, beh, un tocco di burro fuso, rosmarino e pepe nero e godrete anche così della patata dolce. Un altro ulteriore modo semplice per poterle prepararle come le classiche patate è farle come patate al forno. Tagliatele in grossi tocchetti, io di solito le bagno con un poco di olio extravergine, paprika rossa dolce. Io sono dolce perché sono un calabrese alternativo, un po' di cumino e poi in forno. Nella teglia metto anche un paio di spicchi di aglio interi. Poi in forno a circa 200 gradi per una ventina di minuti. Bene, spero di avervi invogliato a provare le patate dolci. Io sinceramente le adoro e le sostituisco molto spesso alle patate normali in quanto hanno un indice glicemico più basso delle normali patate e poi perché così mi posso anche mangiare qualcosa di dolce. Io mangio pochissimi dolci e praticamente non uso zucchero, per cui se siete come me apprezzerete. Vi ricordo che tutti i miei video sono anche pubblicati come podcast, per cui solo audio, nel caso non abbiate tempo di stare a guardare ma volete solo ascoltare i podcast mentre fate dell'altro. I podcast li potete trovare sia su iTunes che su Spreaker che su Spotify e basta che cerchiate Pasquale Riganello, che qui presente sono io, sono il sottoscritto. Vi ricordo anche che sono su tutti i social networks come Facebook e Instagram e da poco anche su Twitter e poi YouTube, dove pubblico solo e esclusivamente i miei video. Se siete curiosi su chi sono e cosa faccio, potete anche visitare il mio sito internet www.healthmefood.com. Bene, vi lascio andare per oggi, mi è rimasto solo da dirvi eat well, live well and smile e ci vediamo la prossima volta. Ciao!